Noi siamo degli sprovveduti in questo senso. È chiaro che quando lo tocca una persona, un non vedente, ha delle sensazioni che sicuramente non sono le nostre. Quelli che vedete sono gli angioletti tridimensionali che la delegazione piacentina ha presentato alla Commissione Ministeriale per la candidatura di Piacenza a Capitale della Cultura 2020, un progetto unico al mondo nato dai Lions International che come missione ha scelto di dedicarsi alle persone non vedenti. L'idea è quella di trasformare i quadri in qualcosa di tangibile per rendere l'arte fruibile a tutti. Noi abbiamo la fortuna, abbiamo avuto la fortuna, l'avventura di avere a Piacenza la Madonna Sistina e quindi abbiamo pensato che fosse questa da utilizzare per fare questo esperimento. Abbiamo deciso di frazionare il quadro in quattro parti, quelli in scala naturale, cioè nella scala del quadro che è a San Sisto, e farne uno con la dimensione naturale, con la Madonna Sistina e il bambino, uno con San Sisto, uno con Santa Barbara e uno con i cherubini, che sono questi. Le opere saranno pronte ad aprile e sono già state richieste dall'estero. Quale vedreste come collocazione ideale per il vostro progetto? Allora, se facciamo un discorso legato alla fruizione del quadro, è chiaro che più persone lo vedono e più ha pubblicità, perché anche i Lions desiderano che questa cosa sia un'iniziativa che viene portata al di fuori della realtà locale. Ci sembrerebbe, visto che è il primo al mondo, un po' riduttivo averlo soltanto qui. Però, quindi parlando di musei, il Farnese è teoricamente la struttura più deputata a questa cosa. È però vero che il quadro è in San Sisto. Il sogno è quello di aprire sezioni museali con opere tridimensionali per i non vedenti. Abbiamo fatto un'iniziativa che è un rompighiaccio. Tutti i musei che hanno, nell'ambito dei quadri del figurativo, hanno dei pezzi importanti, ma la stessa Piacenza, il tondo di Botticelli, potrebbe essere un'altra trasformazione in 3D. L'Eceum della Donna da Messina potrebbe essere una... Cioè, tutti i musei potrebbero, volendo, creare delle gallerie per i non vedenti, che abbiamo chiamato Gallerie dei Sogni, proprio perché hanno nel loro patrimonio i quadri, ma potrebbero aprire una galleria a parte, ma potete dedicare ai non vedenti. Le 5 opere tridimensionali commissionate costano 8.500 euro, un sogno che ha un prezzo relativamente contenuto.